cosa siete venuti a fare qui in chiesa oggi? Io rigirerei così la domanda di Giovanni Battista, ma vi chiedo di fare una cosa, di iniziare così questo momento di riflessione sulla parola di Dio, di provare a chiederlo, bimbi, ai vostri genitori, e ragazzi, di provare a parlarne tra di voi. Un minuto di tempo per andare da mamma e papà e chiedergli: ma mi dici perché siamo venuti qui a messa? Forza, via, da mamma e papà. E anche i grandi, fra di loro, possono parlarne e cercare di dirsi: ma che cosa siamo venuti a fare oggi qui in chiesa? Perché dobbiamo rispondere a questa domanda, Se di fianco a me c'è seduta una persona che non ho mai visto prima, è il momento per presentarmi e dirgli perché sono venuto qui in chiesa oggi, I bimbi sono già tornati, gli adulti vedo che qualcuno manco ha iniziato a parlarne. Teniamo intanto questa domanda, vediamo se qualcuno vuole condividere la risposta che ha ricevuto dalla mamma o dal papà. Arrivo, da tutti. Per avere pace e amore. Bello, per avere pace e amore. Per avere pace e amore? La mamma è la stessa, era abbastanza ovvio. Per pregare. Per pregare. Per conoscere Gesù. Per conoscere Gesù. Per sentire la parola del Signore. Molto bene. Per sentire la parola del Signore. Come prima, quando la mamma è la stessa. Dimmi un po'. È la stessa. Lo so. No. Per ascoltare la parola del Signore. Certo, abbiamo due gemelle e una sorella, per forza. Per pregare e acclamare Dio e per tenergli compagnia. E per? E per tenergli compagnia. Bello. Per ascoltare la parola del Signore. Per ascoltare la parola del Signore. Molto bene. Tante risposte, Ma io vi chiederei: ma perché tu oggi sei qui? Perché sono risposte giuste queste, Ma sono molto generali. Per ascoltare la parola del Signore, per pregare. Va bene. Uno può anche stare a casa, aprire il Vangelo e ascoltare la parola del Signore. Uno può venire qui anche oggi pomeriggio e pregare. La domanda, credo, quella che ci fa oggi Gesù nel Vangelo, è molto più personale. Perché io sono qua? Quali sono i sogni che porto nel cuore e che voglio presentare al Signore? Quali sono i dubbi che mi fanno faticare nel cammino di fede? Quali sono le difficoltà che incontro nella vita, a scuola, in casa, al lavoro, e che mi fanno riconoscere il bisogno di consegnarli a qualcuno che mi può aiutare a dargli un senso? È questa la domanda che Gesù oggi fa a quegli uomini che sono insieme a Lui e che poco prima erano con Giovanni Battista. Avete sentito il Vangelo? Ci sono questi discepoli di Giovanni che vanno da Gesù. Perché? Perché vanno da Gesù? Chi glielo ha detto di andarci? Giovanni. Giovanni stesso, il loro maestro. Perché gli dice di andare da Gesù? A chiedergli che cosa? Per chiedere se era lui quel Messia di cui i profeti parlavano. Esattamente. Giovanni, lo sapete, lo conosceva già Gesù. Perché lo conosceva già? Per due motivi almeno. Primo, era suo cugino? Certo, era suo cugino, cioè Maria, la mamma di Gesù, e Elisabetta, la mamma di Giovanni, erano cugine. Ma c'è un altro motivo che è detto nel Vangelo un pochino prima. Perché Gesù si era fatto battezzare da Giovanni Battista. Esatto, Giovanni Battista aveva battezzato Gesù e aveva visto il cielo aprirsi e lo Spirito Santo scendere su Gesù in forma di colomba. E aveva sentito la voce: ecco il figlio mio, l'amato. E quindi Giovanni conosceva già Gesù,
E perché allora manda questi suoi discepoli da Gesù a dirgli: ma sei veramente tu quello che dobbiamo aspettare? Beh, perché la predicazione di Gesù è un pochino diversa da quella di Giovanni. Vi ricordate Giovanni? Guardatelo qua, nel nostro ambone. Vedete che c'è un'ascia qua in basso? Quelli dietro non la possono vedere, verranno davanti dopo, ma qua in basso c'è un'accetta e un tronco già tagliato a metà. Perché Giovanni diceva: preparate la strada al Signore, appianate le valli, appianate le montagne, colmate le valli, abbattete tutti gli alberi che sono di ostacolo, perché il Signore viene a purificare con un fuoco tutti i peccatori che non si pentono. Questa è la predicazione di Giovanni, un po' apocalittica. E Gesù arriva e cosa fa? Perdona i peccatori, guarisce i malati, non organizza un esercito. È completamente diverso da quello che si aspettavano. E allora Giovanni manda i suoi discepoli a chiedere: ma ascolta, ma fammi capire, ma sei proprio tu il Messia, il liberatore, colui che Dio ha mandato per mostrarci l'alleanza nuova di Dio con il popolo di Israele? Come risponde Gesù? L'abbiamo ascoltato, Facendo vedere ai due che aveva mandato Giovanni che cosa sapeva fare, cioè ridare la vista ai ciechi, guarire i malati, e poi ha detto di andare a raccontare tutto a Giovanni. Esatto, ragazzi, Gesù non organizza un discorso, una conferenza, non indice una riunione del G20 per dire: sono io, ve lo dico, ve lo sono certificato, autorizzato. Chiama sei più deboli e li guarisce e si prende cura di loro e mostra che il volto di Dio è un volto che non ha paura delle nostre fragilità, anche quelle che facciamo fatica a consegnargli. Che Dio è un Dio che è venuto a prendersi cura delle ferite del nostro cuore, del nostro corpo, della nostra anima, e non ha paura di chi è zoppo, di chi è cieco, di chi è lebbroso, di chi è peccatore, di chi si sente di aver fatto un errore così grande da essere imperdonabile, da chi si sente schiacciato dalle responsabilità di una vita che è troppo grande per me, da chi prova un dolore così grande che sembra impossibile da superare. Gesù mostra a questi uomini che sono mandati da Giovanni, non gli spiega sono io il Messia, ma gli mostra il volto di Dio, che è un volto d'amore, un volto misericordioso, un volto che vengo in chiesa per cercare, per ascoltarne la parola, come avete detto, per sentirlo vicino, per fargli compagnia, per sentirmi in sua compagnia, certo. Ma poi il discorso di Gesù prosegue ed è qualcosa di bellissimo. I grandi studiosi della Bibbia, gli esegeti, dicono che probabilmente, plausibile, Gesù prima di iniziare a predicare, iniziare a fare miracoli, eccetera, deve aver vissuto qualche anno in una comunità che si chiama la comunità degli Esseni, che si radunava nelle grotte del deserto, dalle parti di Qumran, dove sono stati trovati anche dei pezzi della Bibbia, i più antichi che sono stati ritrovati prima del tempo di Gesù. Ecco, gli Esseni che cosa facevano? Vivevano nel deserto, facevano frequenti abluzioni, cioè entravano nell'acqua per lavarsi dai propri peccati, per prepararsi all'avvento del Signore, pregavano, leggevano i rotoli della Scrittura, e sembra che Gesù si sia preparato lì. Sicuramente di quella comunità faceva parte un suo amico, che è proprio Giovanni Battista. E Gesù probabilmente aveva ascoltato la parola di suo cugino. Era stato un po' un suo maestro Giovanni, che era lì da più tempo e che conosceva molto meglio la comunità. E quando questi discepoli di Giovanni se ne vanno, Gesù parla a quelli che sono rimasti con lui e gli dice parole bellissime per il suo maestro, per quello che gli ha indicato una strada. E gli dice: ma chi siete andati a vedere? E qui Gesù usa un po' di ironia, quasi di satira. Non è proprio uno stand-up comedian Gesù, però fa un po' di satira. Perché lo metto in paragone con un'altra figura. Questo è difficile, vediamo se qualcuno se ne è accorto. Chi è l'altra figura con cui paragona Giovanni Battista? Io mi ricordo qualcosa, ma nel Vangelo di oggi, dice: siete per caso andati a vedere? Ho visto una mano, no.
Siete per caso andati a vedere? Che cosa? Un uomo vestito con abiti di lusso? Chi sarà mai questo uomo vestito con abiti di lusso? Giovanni è vestito con gli abiti di lusso, non vi ricordate domenica scorsa? Peli di cammello, una corda, locuste, miele, insomma mica tanto di lusso. Un profeta, no? Neanche un profeta, Gesù ha in mente una persona ben precisa. Chi è che di solito è vestito con gli abiti di lusso? Chi c'ha tanti? Soldi. E chi c'aveva tanti soldi a quel tempo? Chi era ricco? Ma chi in particolare era ricco e si riferisce a Gesù? Il profeta? Ma no, il profeta non era molto ricco. Il re? Certo ragazzi, il re Erode, quello che poi farà uccidere Giovanni Battista. Re Erode era nei palazzi, se ne stava lì, bello bello, paciarotto, con i suoi abiti di lusso. Aveva fatto costruire la sua reggia in un territorio che era una palude, per quello parla della canna sbattuta dal vento, no? C'erano le canne in quel territorio. E dice Gesù, guardate che quello lì, in abiti di lusso, lui sì che è una bandieruola. Lui va dietro ai consensi del popolo, fa i sondaggi per capire che cosa è meglio dire, che cosa è meglio non dire. Chiama i sociologi, gli statisti per chiedere alla popolazione che cosa ritiene sia meglio fare, perché se faccio qualcosa di diverso perdo voti, perdo consenso. Quello è Erode. Ma Giovanni è così. Ma chi siete andati a vedere? Uno così. Per uno così, dice Gesù, non vale la pena perdere tempo, non vale la pena star lì a seguirlo in maniera ossessiva. Faccio una parentesi. Ho letto, spero non sia vero, ma ho letto che dei 25 post su Instagram, sui social, più letti in Italia, 22 sono dei Ferragnez. Sapete chi sono i Ferragnez? Chiara Ferragni e Fedez. Non ho nulla contro di loro. Però è indicativo che la nostra società dietro chi va? Dietro chi cerca il consenso. Perché ci guadagna, ci fa soldi, perché diventa famoso. 22 su 25 dei post più letti sono di chi lo fa per mestiere. Gesù dice, ma voi volete perdere tempo dietro una canna sbattuta dal vento, dietro chi sta in abiti di lusso e si adatta bene appunto a quelle due persone? Oppure sentite una parola vera, per cui la domenica mattina dico, vengo in chiesa perché ho bisogno di ascoltare la parola di Dio. Vengo in chiesa perché ho bisogno di vivere nella comunità, di cercare pace, di cercare amore. Vengo in chiesa perché ho qualcosa nel cuore che ho bisogno di portare al Signore e da solo non ce la faccio. Non ce la faccio. Ho bisogno di una comunità che mi accompagni. Ho bisogno di una comunità che mi aiuti a consegnare al Signore quello che pesa e che da solo non riesco neanche a tirare fuori. Ne abbiamo bisogno tutti. E Gesù, che lo sa, ce lo chiede, perché abbiamo bisogno anche di dirlo. Ma che cosa sei venuto a fare? Lui riconosce il suo maestro, lo presenta a tutti, ma poi ha anche il coraggio di scoprire la sua strada, perché Gesù non vive come Giovanni Battista, lo sappiamo bene, cambia molto la sua predicazione. E allora, che cosa vogliamo portarci a casa? Da che cosa vogliamo lasciarci provocare oggi? Innanzitutto dalla bellezza di un Gesù che è il Messia, ma che riconosce chi sono i suoi maestri. E quindi in questa settimana forse chiediamocelo, chi sono i miei maestri? I miei maestri di vita, non solo di scuola, anche di scuola, perché si spera che chi fa il maestro a scuola o l'insegnante a scuola lo faccia anche per educare alla vita, non solo al programma. Ma chi sono i miei maestri di vita? Ieri nel ritiro del preado ce lo siamo chiesti, vero ragazzi? Fate sì o no con la testa? Sì? Più o meno, va bene, sono ancora un po' addormentati. Ieri ce lo siamo chiesti al ritiro dei preati, chi sono i miei maestri? Chi sono quei maestri che mi aiutano a riconoscere una vita che vale la pena essere vissuta, anche facendo un po' di fatica. E quindi, prima cosa, proviamo a pensare in questa settimana chi è maestro di vita per me. Secondo, facciamo risuonare quella domanda. Che cosa sei venuto a fare oggi in chiesa? Che cosa sei venuto a vedere?
Perché vieni al catechismo? Perché vieni al gruppo preado? Perché scegli di giocare a calcio in oratorio e non in una società? Perché vieni appunto a pregare in chiesa? Questa domanda è fondamentale, perché non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata, ma c'è la mia risposta. Che cosa mi porto oggi di fronte al Signore quando passerà il prete con l'Eucarestia per portarti il corpo di Cristo? Che cosa gli consegnerai? Quando tornerai a casa, che cosa ti porterai a casa della celebrazione di oggi? Qual è quella parola di Dio, quella riflessione, quell'esperienza di comunità e di chiesa che ti aiuterà ad affrontare le fatiche della vita di tutti i giorni? Di affrontarle con gioia, eh? Quali sono i tuoi maestri? Che cosa sei venuto a fare? Proviamo a stare su queste due domande in questa settimana. E il nostro cammino verso il Natale, vedrete che sarà un po' più spedito.